Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Da piccoli tutti abbiamo paura di qualcosa e solitamente si tratta di cose irrazionali, irreali. A volte però alcune di esse diventano tangibili. Non ho intenzione di svelarvi dove sono accaduti gli eventi che seguono, ma vi imploro di comprendere che lo faccio strettamente per una questione etica. Adesso ho 37 anni, ma all'epoca ne avevo a malapena 17. Per tanto tempo mi sono portato appresso questo fardello, sperando di dimenticare inutilmente. Ed ora ho una famiglia e un lavoro. È tempo che me ne liberi, definitivamente. Abitavo in una cittadina sperduta nella natura quasi, ed era talmente piccola da non apparire nemmeno sulle carte. Non troverete niente neppure su internet al riguardo, per cui vi consiglio di non sprecare il vostro tempo. Come dicevo, eravamo pochissimi abitanti. Forse poco più di un centinaio. Le nostre case si ergevano su uno spiazzo collinare, circondato da distese boschive e rivoli d'acqua. Avevamo persino un lago. Peccato che fosse inutilizzabile. Sarebbe potuto essere un'ottima meta turistica se solo non fosse stato torbido. La causa è da attribuire ad un incidente avvenuto tempo or sono, quando un operaio che apparentemente lavorava in una ditta di scarico cadde nell'acqua, portando con sé nel tentativo di restare a galla uno dei tubi collegati alle macchine, spargendo agenti chimici e rifiuti vari. Ed è proprio da questa tragedia che nacque la leggenda. Da bambini si ha paura dei fantasmi, dei mostri sotto al letto o dell'uomo nero. Insomma, cose che non esistono. Beh, il nostro uomo nero sì, a quanto pareva. O almeno così dicevano i ragazzini che anni prima erano stati abbastanza coraggiosi e sfrontati da avventurarsi in prossimità del lago, anche se ancora la storia non era stata presa un granché sul serio dalla gente locale, specie dagli adulti. Noi piccoli, invece, ci credevamo e come. Dovrei a questo punto far menzione di come il luogo era stato denominato, ovvero Bone Creek, poiché nei pressi del bacino d'acqua si ergeva un albero morto e pallido come uno scheletro, dal tronco contorto coi rami che si protendevano in tutte le direzioni, quasi come delle mani pronte a ghermire gli ignari passanti. Questi, inoltre, ogni qualvolta che c'era vento, producevano un rumore simile a quello di ossa che scricchiolano. Da qui il nome. Dopo l'incidente nessuno vi mise più piede perché si diceva che lo spirito dell'operaio affogato fosse riemerso e tornato a vendicarsi dei figli di coloro che non lo avevano soccorso, rapendo così i bambini ed infilandoli in un grosso sacco per poi portarli nella sua dimora, che si troverebbe proprio sotto le radici dell'albero. Uno del gruppo in questione giurava di averlo persino visto. Assurdo, vero? In ogni caso, rimasero tutti sorpresi di quanto dettagliata e frenetica fosse la sua descrizione. Era un tipo alto, con indosso un grosso cappotto col cappuccio marrone. Indossava degli stivali e in mano aveva una falce, ed in più portava un sacco di juta sulla spalla. Ad un certo punto si è voltato per guardarmi e, Dio, mi sono sentito come se il demonio stesso mi stesse scrutando l'anima. In volto aveva una maschera, ma potevo vedere chiaramente il suo sguardo, i suoi occhi. I suoi occhi erano il male. Da lì a quel che si vociferava, dovettero ricorrere ad uno specialista, dato che non accennava a calmarsi. Io ero ancora un bambino, ma da quel momento in poi la storia si è diffusa a macchia d'olio e, data alcune precedenti sparizioni apparentemente misteriose di bambini, la cosa divenne seria, divenne reale, almeno per il nostro angolo di mondo. I nostri genitori ci tenevano sott'occhio per tutto il tempo e ci proibivano anche solo di avvicinarci a quel posto
o comunque di andarcene in giro da soli, specie col calar del sole. Nonostante questo, più crescevo, più le sparizioni si facevano frequenti, e così pure gli avvistamenti. Il fantasma venne ribattezzato il mietitore e si trasformò nel nostro spauricchio. Che dire, i genitori avevano colto l'occasione. Non mangiavi la zuppa? Non andavi a dormire in tempo? Non ti lavavi i denti? Allora intervenivano raccontando che lo avrebbero chiamato. Questo ci bastava, anche se beh, sul lavarsi i denti non avevano certo torto. A proposito, mi chiamo Connor. Iniziò tutto durante i miei primi anni di superiori. Io e il mio migliore amico, ed eravamo un po' quelli che ad oggi chiamerebbero gli invisibili. Non eravamo né nerd né sfigati, semplicemente nessuno faceva caso a noi, talmente eravamo banali. Io di media statura, con i capelli castani, gli occhi scuri ed un viso dimenticabile, mentre Ed alto, slanciato, con i capelli neri e un naso dalla punta troppo in giù. Una bella accoppiata, non c'è che dire. Frequentavamo più o meno le stesse lezioni e all'intervallo era facile beccarci, non che potessi ovviamente perderlo di vista. Ci limitavamo a fare merenda in un angolo sperando di non recare troppo fastidio a qualcuno, anche se ogni tanto capitava che scambiassimo qualche parola con gli altri ragazzi, ma nulla di troppo personale. Kelly invece ci faceva visita quando non era con le sue amiche ed onestamente era una delle ragazze meno noiose dell'istituto. Né petulante né amorfa, ma un carico di energia che accendeva l'umore ovunque andasse. Impossibile non affezionarvisi. «Ehi ragazzi, come butta?» trillò Kelly. «Non male. Te come te la passi?» le chiese sorridendo Ed mentre finiva di dare un morso al panino al prosciutto strafogandosi. Gli detti una pacca sul collo. «Certe volte fai davvero schifo», gli sussurrai. «Scusa», mi rispose a guance piene. Fortunatamente Kelly parve non farci caso. «Beh, ecco, potrebbe andare meglio», sbuffò. «Mr. Walker ci ha detto di svolgere una ricerca su qualcosa riguardo alla storia locale, come se ci fosse molto qui», concluse con un finto broncio. Ed parve riflettere per un attimo per poi aggiungere: «Potresti farla su Bone Creek? Sono sicuro che nessuno si sognerebbe di usare quel tema. Che poi è comunque parte del posto», concluse ridacchiando. Credo fosse convinto di aver detto qualcosa di divertente. «Ottima idea!» esclamò ad alta voce lei, così alta da perforarmi un timpano. «Grazie ragazzi, ci si becca dopo!» La guardai strabuzzando gli occhi. Io e Ed ci scambiamo uno sguardo preoccupato. «Ehi, aspetta! Non avrei mica intenzione di andare laggiù da sola, vero?» le chiesi correndole dietro per poi pararmi dinanzi a lei. Non c'era modo che la lasciassi avventurarsi a Bone Creek da sola. Nel frattempo vidi Ed raggiungerci col fiatone. Cavolo se si stancava lui, e per minimi sforzi per giunta. Non mi sorprendeva che avesse fallito il corso di educazione fisica. Kelly fece le labbra a papera ed inarcò un sopracciglio. Era il suo modo per prendere in giro qualcuno. «Connie, il mietitore prende i bambini. Noi non lo siamo. E poi stavo solo andando in biblioteca», disse mettendomi una mano sulla spalla, aggiungendo: «Ma apprezzo il pensiero. Beh, magari possiamo darti comunque una mano, no? Giusto, Ed? Fantasmi? Leggende urbane? Strani misteri? Ovvio che ci sto, amico. Non c'è neppure bisogno che tu me lo chieda», disse allegro per poi mettersi ad imitare uno spettro, emettendo versi bizzarri e agitando le mani per aria. Io e Kelly non riuscimmo a trattenere le risate. La gente che passava non sembrava molto divertita in compenso. Ci lanciavano occhiate sospettose e se ne andavano scuotendo la testa. Questa comunità era diventata talmente superstiziosa che credeva portasse male anche solo nominare cose simili, specie Bone Creek e il mietitore. Mentre ci avviavamo verso la biblioteca, notai che Gerard ci stava fissando. Ma quando lo beccai, rimise subito la testa in posizione di lettura, come se nulla fosse accaduto. «Ragazzi, avete notato che Gerard ci stava fissando prima?» domandai soprappensiero. «Chi? Lo stramboi di Secchione?» chiese di rimando Ed mentre si metteva una mentina in bocca. «Sì, intendevo quel tizio», risposi imbarazzato. «Mi dispiace da una parte parlarne così,
Probabilmente il resto della gente pensava, un po' come noi, che fosse solo una sociale ed in effetti aveva un comportamento un po' bizzarro. Se ne stava sempre in disparte, a leggere oppure a disegnare chissà che cosa. Mi faceva pena. Forse stava solo perché effettivamente era solo. Nessuno cercava la sua compagnia e non era giusto che noi lo giudicassimo così superficialmente. Sicuramente avrà origliato la nostra conversazione. Credo che quel tipo sia un nerd, insomma credo gli piaccia questo genere di cose, aggiunse Kelly. Mi grattai la nuca. Non è che forse dovremmo provare a invitarlo a unirsi a noi? Non lo so, mi sento un po' in colpa, ammisi guardando il pavimento mentre continuavamo a chiacchierare. Ed sospirò. Amico, stai scherzando? Non devi sentirti in colpa per ogni cosa che accade in questo stramaledetto universo. Se volesse degli amici farebbe lui il primo passo, spiegò convinto. Non sei nella sua testa, non puoi saperlo. E poi magari potrebbe darci una mano. Io dico di no. E io ti dico di sì. E invece no. E invece... Ragazzi, io dico che ora vi tappiate quelle boccacce. Siamo arrivati, a lui penseremo dopo, sbottò Kelly ammutolendoci. Quando voleva, sapeva essere molto autoritaria. Entrammo e fummo investiti da un silenzio reverenziale. Come il più delle volte era quasi deserta, fatta eccezione per qualche altro studente e la signora Brown. Era una donna di mezza età, particolarmente minuta, e aveva i capelli biondi raccolti in un chignon talmente stretto che sembrava tirarle la pelle del viso. Ogni volta temevo che gli occhi potessero esploderle fuori dalle orbite. «Mi scusi se la disturbo, signora Brown, ma avremo bisogno di una mano. Stavamo cercando qualcosa su Bone Creek», si fece avanti Kelly, avvicinandosi al bancone per assicurarsi che l'avesse sentita. La donna alzò gli occhi dal registro, visibilmente infastidita. Non era conosciuta per i suoi modi espansivi all'interno dell'istituto. «Mi dispiace, non posso». «Davvero, guardi, le giuro, ci vorranno solo un paio di minuti. Tutto qui». «Non è per questo. Non c'è niente nei nostri archivi a riguardo». Ci guardammo perplessi. Come poteva non esserci niente su Bone Creek? La nostra era una piccola comunità, una di quelle dove tutti conoscono tutti e le informazioni sono reperibili molto facilmente. Qualcosa non tornava. «Perdoni se mi intrometto, ma com'è possibile che in tutti i libri e gli articoli di storia locale non vi sia mai stata fatta almeno menzione di quel luogo?» intervenni allora io, stavolta con un tono più deciso rispetto a quello di Kelly. «Ne sono altamente sicura, giovanotto. Ho riordinato tutto qua dentro. E dei bambini scomparsi? Di quelli che mi dice, eh?» domandai senza essermi accorto di aver alzato il tono facendo voltare le persone. Adesso gli sguardi dei presenti erano puntati esclusivamente su di me. «Ma che diamine sta facendo?» sussurrò Ed a Kelly dietro di me. «Zitto, scemo, lascialo fare!» sbottò lei seria. Ora tutti attendevano una risposta dalla bibliotecaria, evidentemente infastidita. Stava diventando rossa come un pomodoro. «Pensi che la gente abbia voglia di parlare dei propri figli scomparsi, forse? Credi che piacerebbe a qualcuno? Beh, a me sicuramente no. Adesso fila, questo è un posto per il silenzio», rispose con rabbia, gli occhi che erano due palle da golf. Una volta usciti in tutta fretta dalla biblioteca, scoppiammo a ridere ancora una volta. «Se è un luogo per il silenzio, perché diamine si è messa ad urlare?» domandai confuso. «Dai, amico, hai visto come ha dato di matto? Semplicemente fantastico!» disse Ed ancora ridendo. «In ogni caso non importa, non abbiamo trovato quel che cercavamo». A quel punto, dato che la pausa era terminata, dovemmo tornare a lezione. Non continuai il discorso con Ed, dato che, anche se eravamo in classe insieme, io sedevo in cima e lui in fondo. Prima di separarci però ci demmo tutti appuntamento per il giorno seguente, in modo da andare avanti con la ricerca. Stava diventando divertente. Meno divertente fu invece il discorso che mi fece mio padre una volta rientrato a casa. Aveva ricevuto una lamentela da parte di Brown, per cui si mise a blaterare sull'importanza dell'educazione nella civiltà odierna, eccetera, eccetera. Essendo uno dei docenti, ci teneva molto che avesse una bella reputazione a scuola in modo da portargli onore. Voleva dimostrare di essere non solo un ottimo insegnante, ma anche un genitore modello, dato che lavorava con i bambini abbastanza piccoli, per cui devo ammettere che aveva ragioni alquanto plausibili. Il suo perfezionismo, però,
si rivelava stancante. Comunque, Connor, perché tutto questo interesse per Bone Creek? Non è un bel posto, disse mio padre, l'espressione corrucciata. Osservai il suo volto, gli occhi nocciola contornati da folte sopracciglia e una fronte solcante dalle rughe. Lo stress lo stava facendo invecchiare male. Volevo solo aiutare una mia amica, sai, per una ricerca, però non la trovi strana anche tu? Cosa? La tua amica? No, mi riferivo a questa storia, sul fatto che non ci sia nulla riguardo Bone Creek, nei libri o negli articoli di storia locale. Insomma, non è normale, neppure vi sono le locandine dei ragazzi scomparsi, risposi infervorato. La mia testa che ancora si sforzava di capire. Mio padre incrociò le braccia. Non dovresti ficcare il naso in faccende che non ti riguardano, figliolo. Ci sono in gioco cose che noi non comprendiamo e non voglio che tu ti faccia del male. Intesi? Ma la ricerca... Intesi? Mi afferrò per un braccio avvicinandomi. Mi fece un po' male. Non credevo fosse così forte. Era un uomo di media statura, ma non era molto muscoloso. In ogni caso non capii il perché di tanta aggressività. Volevo solo aiutare Kelly, non mettermi a fare il detective. Papà, io... No, Connor. Questa volta farai esattamente come ti dico. Non parlerai di quel posto, né ti ci avvicinerai, capito? Altrimenti ci saranno conseguenze molto spiacevoli, sussurrò severo per poi aggiungere. E poi non voglio perdere anche te. Mi rilasciò dalla morsa e mi massaggiai l'arto, avviandomi lentamente in camera mia. Non parlava mai della mamma. Persi mia madre quando avevo 8 anni, o meglio, scomparve. Mio padre mi disse che se n'era andata perché aveva un'altra famiglia. Rammento che piansi per ore abbracciato al cuscino del letto, incapace di accettare l'accaduto. Mi aveva sempre voluto bene, quindi perché non mi aveva portato con sé? Tuttora rimembro il profumo che usava sempre, un misto tra rose e peonie. Da quel giorno mio padre smise di farne parola per la troppa sofferenza, cercando di allontanare il tutto come un brutto sogno. Questa cosa lo segnò e divenne più freddo e distante, almeno con me, perché ogni volta che lo intravedevo fuori era tutto sorrisi e parole dolci. Che fosse una maschera per sembrare perfetto agli occhi della nostra piccola, bigotta comunità. Non lo capivo, sinceramente, non ci riuscivo. Chiusi la porta dietro di me, digitando velocemente un messaggio per i ragazzi. Ci siete stasera? Per cosa? Per andare a scuola, ci intrufoliamo in biblioteca. Vediamo se diceva la verità, la Brown. Amico, tu sei fuori. Andiamo, di che ti preoccupi? Non ci sono né telecamere né allarmi. Ha ragione, non ci sono mai stati reati qui, tranne quella volta in cui ti ho rubato la merenda. Quello lo era. Esatto. Cosa? Tu? Non è colpa mia se i tuoi panini sono più buoni dei miei. Mi devi una colazione. Sei serio? Ragazzi, concentriamoci. Vi aspetto lì verso le 9 dopo. Non fate tardi. Ok. Ed? Sì? Mi riferivo a te, amico. Sghignazzai. Che permaloso. Quella sera attesi che mio padre si coricasse per poi sgattaiolare dalla porta sul retro. Sapevo che la lasciava sempre aperta, per cui rimasi deluso quando scoprì che non lo era. Dannazione, aveva preso le precauzioni stavolta. Poi vidi Kevin, il nostro gatto, entrare dalla gattaiola ed ebbi un'idea. Non fu molto difficile sgusciarne fuori. Prima di lui avevamo un cane di nome Bob, molto originale, lo so, ho davvero una grande fantasia, per cui in origine la porta era stata costruita per lui. Era un pastore tedesco, il che significava che era abbastanza grande anche per me. Uscii fuori ed aprì il cancello con cauzione, avviandomi verso il punto di incontro prestabilito. Vidi i ragazzi e feci cenno con la mano. Perfetto, ora che siamo tutti qui si può cominciare. Cerchiamo di non fare troppo baccano e sbrighiamoci. Non si sa mai che a uno dei nostri genitori venga in mente di controllare se siamo a dormire, dissi, lo sguardo molto preoccupato. Era possibile, perciò bisognava veramente sperare che non accadesse. La nostra città era bizzarra e monotona allo stesso tempo. All'apparenza era tutto tranquillo e normale, ma gli abitanti sapevano bene che non era così e cercavano giorno dopo giorno, bambino dopo bambino,
di tenere tutto sotto controllo, con vite altrettanto apparentemente perfette. Nessuno parlava mai di Bone Creek e del mietitore, ma tenevano comunque d'occhio la prole perché in fondo sapevano che era reale. Solo non volevano ammetterlo. Era tutta una grande messa in scena. Ci intrufolammo facilmente. C'era un buco nella recinzione e anche se avevano provveduto a coprirlo, qualcuno l'aveva riaperto lo stesso. Forse uno studente dell'ultimo anno che voleva fumare una cicca in santa pace. Introdursi nell'edificio non fu altrettanto semplice. Dovemmo arrampicarci su alcuni cassonetti della spazzatura. Avrete a questo punto intuito quanto Ed abbia avuto difficoltà. Ed entrare da una delle finestre sul retro. Kelly atterrò con leggiadria, io un po' meno ed Ed quasi cadde a faccia in giù. Accendemmo le torce dei cellulari per poterci orientare meglio nel buio pesto dei corridoi. «Tutta questa quiete mi mette i brividi», sussurrò Kelly. «Concordo». Una volta arrivati in biblioteca, ci dirigemmo verso la sezione che ci interessava. Cercammo per diverso tempo, ma senza ottenere i risultati sperati. Era come se Bone Creek e tutti quei bambini non fossero mai esistiti. Ed sbuffò mettendosi le mani tra i capelli. «È tutto inutile, non troveremo mai niente». «Mi dispiace doverlo dire, ma sono d'accordo con lui. Questa è solo una perdita di tempo, Connie. Dovremmo lasciare stare tutto e tornare a casa. Farò la ricerca su qualcos'altro», disse Kelly. «Non si tratta della ricerca, ma non capite? C'è qualcosa che non va qui. I bambini non scompaiono da soli», risposi nervoso. «Beh, certo che no. Voglio dire, sai, il mietitore», aggiunse Ed grattandosi la nuca. «Sul serio, credi al mietitore? Fratello, quella è solo una stupida leggenda che usano per spaventarci e tenerci lontani da quello stupido posto, e forse per tenere al sicuro i più piccoli. Il mietitore non esiste. E che ci dici di quel ragazzo che giurava di averlo visto anni fa? O di tutte quelle persone che hanno intravisto la sagoma?» chiese Kelly scettica. Quando ci si metteva era una rompiscatole con i fiocchi. Joe soffriva semplicemente di allucinazioni. Lo sanno tutti ora. «E tu come fai a saperlo?» rispose lei facendomi il verso per oggi. «Che seccatura! Odiavo quando mi riprendevano per cose che avevo già detto in precedenza. I medici lo confermano. Era schizofrenico o qualcosa del genere, insomma», risposi sempre seccato. «E non credo proprio che tutti siano schizzocosi o chissà cos'altro. Altrimenti si tratterebbe di un'allucinazione di massa». «Non capisco, cosa vuoi dire?» «Voglio dire che il mietitore è reale, Connor. Esiste davvero e porta via i bambini. Non c'è altra spiegazione», concluse convinta. «Ma non può esistere, andiamo, Kelly. È di una specie di spettro che parliamo, seriamente». «Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma se facessimo una visitina al vecchio Joe? Nessuno di noi può sapere per certo se la storia sia vera o meno, per cui direi di partire da lì», disse Ed, per poi emettere un sonoro sbadiglio. «La cosa migliore è tornarcene a casa e aspettare che sorga il sole. Con il giusto riposo sono sicuro che ritroveremo la concentrazione». «Hai ragione, amico. È inutile battibeccare. Facciamo domani dopo scuola? Dirò a mio padre che mangiamo fuori». «Va bene, sono d'accordo», disse anche Kelly. «Sicuro? Mangiamo davvero fuori, no?» domandò Ed con la faccia più perplessa del mondo. Ci guardammo per poi scoppiare a ridere. «Certo»,